Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi trattiamo un gioco che non è sicuramente nuovo, uscito ad agosto. Il gioco è Overcooked, un gioco che ha riscosso molto successo su YouTube, soprattutto nei canali italiani. L'hanno trattato alcuni dei miei amici. Lo voglio portare per completezza, diciamo, per portare uno dei capitoli più divertenti del panorama indie dell'anno passato ormai. Ve lo faccio vedere rapidamente, vi faccio vedere l'inizio. È un gioco che al momento purtroppo è possibile giocare in cooperativa solo in locale. Quindi andiamo subito a vederlo. Iniziamo una nuova partita. I tasti sono semplicissimi, sono due al momento, cioè possiamo prendere gli oggetti oppure utilizzarli. Allora. Quello che succederà poi nel... cioè, noi dobbiamo preparare questi piatti prima che i clienti scappino. E il gioco di per sé ha delle meccaniche molto semplici, in realtà poi ci sono dei problemi a livello organizzativo, perché la cucina potrebbe distruggersi, potrebbe succedere qualcosa, potrebbero modificarsi la disposizione dei mobili. E quindi avremo sempre più difficoltoso il percorso da fare per portare il piatto, diciamo, a destinazione. Il regno delle cipolle, dobbiamo salvarlo dalla distruzione totale. Un gioco comunque simpatico, con questa cipolla baffuta, il re delle cipolle. E cercheremo di cucinare i piatti che ci vengono detti. Sul fornello troviamo il cibo. E chi è questo? La perenne famelica si è risvegliata. Dobbiamo agire velocemente. Musica davvero epica. Qua possiamo prendere un ingrediente, portarlo qui e col tasto Ctrl poi andare a prepararlo. Ok, col tasto Shift possiamo cambiare chef, andare a... oh no, mettiti a tagliare. Logicamente giocarlo da solo è più difficile, perché dovremo interagire con due omini facendoli... ok. Ok, ora dobbiamo, vedete, shiftare da lui, prenderlo e portarlo qua. Non rende sicuramente come potrebbe rendere giocarlo in due, perché lì si collabora. Però la meccanica è semplicemente questa. Ok, dobbiamo preparare velocemente i piatti. Quindi vedete che qua non possiamo... dobbiamo farlo il più velocemente possibile. Cambiamo chef, ovviamente perdiamo una marea di tempo perché dobbiamo shiftare da uno all'altro, ma al momento io non ho persone che possono giocare insieme a me, almeno qui in locale. Ok, il piatto è passato lì, shiftiamo da lui, prendiamolo, portiamolo di qua. Ok, prendiamo il piatto e lo serviamo alla creatura. Ora, di nuovo, questa musica epica mi fa davvero impazzire. Ok, passiamo a lui che prende il pomodoro. Vi anticipo già, come già detto, che magari potrebbero succedere dei cataclismi. La cucina potrebbe rompersi, oppure potremmo trovarci di fronte a uno spostamento di mobili che ci impedirà di portare gli oggetti nel posto giusto. Vi faccio un esempio: se ad esempio qua dovesse, potremmo appoggiarlo qui, vedete, prenderlo di qua e portarlo qua. Vedete, non ce l'abbiamo fatta e dobbiamo rientrare nel portale del tempo e la partita va avanti, insomma. Ok, va bene.
Torniamo nel 93 e da allora, e allora andiamo ad allenarci per migliorare la. Ok, partiamo per il regno delle cipolle. Buona fortuna, sì, va bene. E adesso dove andiamo? Possiamo prenderli tutti e due e ce ne usciamo. Ok. Inizia a... va bene, andiamo col... Ok. Vedete, qua possiamo unirci. Beh, facciamo questo, dai. La minestra di base. Cipolla. Pentola. Perfetto. Via. No. No, dobbiamo tagliarla la cipolla. Merda. Tu intanto prendi un'altra cipolla, mettila qui. Prendi un'altra cipolla, mettila qui. Ce la fai a prenderne un'altra? Ok. Tac, prendi, metti qui. Prendi, metti qui. Tu. No. Prendi questo, mettilo lì. Devi lavorarla però. Prendi un'altra cipolla anche tu. È tosto giocarlo da soli. Stare attenti che non si asciughi. L'altro si sta addormentando. Lavoralo. No! Ok. Beh, sarà poi anche pronta quasi, credo. Ok. Fammi capire, l'ho vuotata? Non siamo molto organizzati, devo dire. Ma scusa, in effetti, se facessi una cosa di questo tipo. No! Ok. No, dai, 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 che ce la facciamo. Sono veramente scarsissimo io, sto gioco. Ah, ok, il piatto è pronto. Cosa dobbiamo farne che io non ho ancora capito? Ah, dobbiamo servirlo. Ok, nel piatto. Perfetto. Sì, dai, cazzo, no. Mamma mia. Assolutamente da giocare con amici, perché è davvero difficilissimo da giocare da soli. Dai che attacca. No, mamma mia. Non tu, ma musica davvero gradevole, però qui sta attaccando, eh. Ok, tu prendi, vai qui, lavora. Dai che attacca. Scusami. Oh. Mamma mia, se sono scarso. Dai, date una mossa. È bruciato. Vabbè, glielo porteremo così. No, non si può. Vabbè, vuotalo. Sono stato pirla io la prima volta a buttarlo via. Ok, prendiamo l'estintore. Spegniamo il fuoco. Ok. No, anzi, aspettiamo.
Ma infatti possiamo organizzarci in modo diverso. Potremmo fare una cosa di questo tipo. Ok. Poi io chiedo aiuto ai cinghiali sul tubo, che sono veramente dei geni a questo gioco. Ok. Ok, ci ha messo le cipolle. 1, 2, 3. Possiamo metterne un quarto? No, non credo. Ok, il piatto è quasi cotto. Bisogna essere pronti e veloci quando arriva alla fine della cottura. Perfetto, cotto. Andiamo a servirlo. Ok. E adesso prendiamo il piatto, lo portiamo qui e viene servito al ristorante. Ok, perfetto. Ok. Ora dobbiamo lavare i piatti sporchi nel lavello. Guarda, guardate, vi dico, deve essere, non ho mai avuto la fortuna di giocarci con amici, deve essere davvero davvero divertente. Ok, qua poi andiamo a rimettere i piatti al loro posto. E qua si ricomincia con un'altra tranche di cipolle, zuppa di cipolle. Allora, pentola che andiamo a mettere qui, prima che prenda fuoco. Prendiamo le cipolle, due, tu inizia ad andare a farle, tu pure. Tu mettile qui. Mettiti magari già qui. Ok. Prendi la cipolla. Ok. Tu la metti in pentola. 1, 2, 3. Sul fuoco. Facciamolo cuocere. I piatti magari li mettiamo intanto qui. Ok, uno. Uno, due, tre. Poi ovviamente le ricette diventeranno più complicate. Ok, 1, 2, 3. Ok, dai, sto trovando anche organizzazione in quello che sto facendo. Dai. No, di pochissimo. Vabbè, pago l'ignoranza di questo gioco. Vabbè, abbiamo fallito 10 ordini. Vabbè, niente, non siamo stati abbastanza veloci. Abbiamo sbloccato un nuovo chef. Non abbiamo fatto un gran punteggio, però possiamo comunque andare avanti ed esplorare un altro livello col nostro furgoncino. Qua non possiamo andare da nessuna parte. Comunque ragazzi, questo era Overcooked. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete già visto sicuramente, se lo avete acquistato, se vi è piaciuto, che cosa ne pensate. Insomma, io spero che un giorno possano aggiungere anche il multiplayer online, perché sarebbe veramente un ottimo antistress, sarebbe veramente un ottimo modo di giocare con gli amici in un contesto comunque divertente e rilassante. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima ragazzi! Ciao ciao!